signori consiglieri, signore e signori consiglieri, io sono venuto innanzitutto qui a dirvi grazie, perché già da molto tempo nella mia vita istituzionale ho compreso che da soli non si va da nessuna parte, è l'unico modo per realizzare delle cose utili che danno anche poi soddisfazione, perché immagino che voi come me passate la gran parte della vostra giornata nell'affannoso tentativo di servire il popolo italiano, ed è una fatica che alle volte ha anche bisogno di qualche conforto, anche bisogno di qualche risultato concreto, ha bisogno anche di qualche buona notizia, ha bisogno di positività, e per raggiungere questi risultati serve la squadra. Questa squadra forse oggi non si chiama più, qualche volta neanche più maggioranza o partito politico, la squadra è quella che ho fatto, è quella che io ho inavvertitamente abbattuto entrando, ed è una squadra che io ho il piacere di servire da quando avevo 25 anni, e devo dire che nonostante la complessità delle burocrazie, delle macchine, delle contraddizioni, perché la Repubblica ha tante contraddizioni, io qui sono venuto qualche anno fa a una bellissima manifestazione sulle trivellazioni in mare, e voi capirete che sto vivendo in altro contesto tutte le ansie e le angosce che derivano dalle altre questioni che pure sono sottoposte all'attenzione della Regione e che compongono gli interessi della nostra comunità. Ma oggi, ecco, di fronte a queste carenze ci sono dei momenti positivi nei quali una comunità, caricandosi un peso rilevantissimo, perché anche solo individuare il luogo dove una struttura di questo livello deve nascere, immagino abbia portato una grande sofferenza, una grande complessità, e alla fine bisogna decidere. Vi garantisco che adesso che stiamo approfondendo nei dettagli il cosiddetto piano di riordino, ci sono situazioni nelle quali non belle come oggi, non si sta discutendo di investire più di 100 milioni di euro in una nuova struttura che darà felicità, serenità e guarigione a tante persone, ma si sta discutendo di come far bastare i soldi, una cosa nella quale i sindaci, per esperienza lo so, sono molto esperti, perché o lo fanno o, a differenza di altre autorità che in qualche modo si salvano sempre, se qui mancano i soldi il conto alla fine non quadra e la partita è finita. Ecco, io stasera sono venuto qui a dirvi che questo sforzo morale nel quale per esempio la città di Fasano, che va citata stasera con grande intelligenza, con grande senso di generosità, ha costruito questa intesa anche grazie all'intelligenza della sua classe politica, spero di non farti complimenti eccessivi, mi fermo qui, perfetto, perché ovviamente inutile dirgli Fabiano, anche quando parli di lui, anche quando gli fai complimenti, comunque ti devi mettere d'accordo con lui, perché in questo modo siamo più tranquilli di qua. Ed è questa, ecco, dicevo, anche la bellezza di ritrovarsi tra amministratori anche di fronti contrapposti, che alla fine, ripeto, giustificano tutto questo grande spreco di tempo, con le vostre vite private dovrebbero essere come la mia, dovrebbero, diciamo, essere gravemente deficitarie, non riusciamo a stare dietro agli amici, non riusciamo a stare dietro ai genitori, non riusciamo a stare dietro ai figli, non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, neanche qualche volta a leggere qualche bel libro che forse valrebbe la pena, ma tutto questo stasera trova una giustificazione. Ovviamente, ve lo dico subito, questa è la parte bella. Noi, la parte cattiva qual è? Che entro fine anno 2016 dobbiamo avere firmato tutte le obbligazioni impegnative, quindi il contratto deve essere perfezionato e poi bisogna fare, perché se no altrimenti perdiamo tutti i soldi. Ed è bene che questa data la teniamo presente, perché è importantissimo che questo processo che è iniziato qui e sta iniziando a Taranto, è qui che nasce il nuovo modello sanitario pugliese, dimostri al mondo, al di là dell'importanza per i nostri concittadini, dimostra, perché chiaramente qualcuno potrebbe dire, ma tutto questo impegno per Taranto e per Fasano Monopoli e gli altri servirà anche per gli altri, perché far bene questi primi due passi significherà che la Puglia si merita
la fiducia che si è guadagnata e sarà messa nelle condizioni di fare anche gli altri passi. Noi siamo, per una serie di ragioni che non voglio qui approfondire tediandovi, ma siamo nelle condizioni di dar vita a un modello sanitario estremamente innovativo, molto più leggero dal punto di vista finanziario e strutturale, che può dimostrare che anche al sud è possibile vincere i campionati e arrivare primi nel luogo inflazionato. Sì. Punto, non per farne una passeggiata, diciamo, pubblicitaria. Io sono venuto qui per ringraziare i miei colleghi di lavoro quotidiano e sono venuto qui a dirvi che la guerra, la battaglia è appena cominciata, sarà durissima, contate su di me come voi spero possiate dirmi, Michele conta su di noi, perché noi, al di là degli schieramenti, al di là delle difficoltà, anche solo il mio partito da solo basterebbe, diciamo, volendo, come è noto, però io sono certo che questa collaborazione noi l'avremo e l'avremo in nome di principi superiori. Sono entrato qui dentro e sono rimasto colpito, quest'aula è bellissima. Poi ho cominciato a guardarmi a voi. E ho letto una cosa che mi ha molto commosso, io non so neanche, non so se l'ho conosciuta mai questa persona, però c'è scritto al ricordo di Dino Corallo, presidente della ristrutturazione di quest'aula consigliare. Allora io vi garantisco che può sembrare una cosa piccola ristrutturare un'aula consigliare e forse anche rifare un ospedale, non è che cambi la storia della Puglia, però quello che è sicuro è che quando arriva una persona arriva in un posto e vede che quel luogo è stato realizzato con cura, con passione, con affetto, capisce anche in che tipo di comunità è arrivato. E quindi io devo dirvi che sono particolarmente orgoglioso di essere presidente della Regione Puglia qui stasera a Monopoli, avendo visto di che pasta siete fatti. Grazie.